Mi chiamo Luigi Mariani e lavoro per AIBI, Amici dei Bambini. Sono il coordinatore paese per Turchia e Siria e mi occupo quindi dei progetti e delle attività che Amici dei Bambini svolge all'interno della Siria. Ho un passato nella comunicazione, mi sono sempre occupato di comunicazione e anche il mio ingresso in AIBI è stato caratterizzato dalla presenza come responsabile all'inizio dell'ufficio stampa, dove ho lavorato per diversi mesi. Quello che ho subito riscontrato sin dall'inizio era un desiderio di andare direttamente sul campo, un po' anche per il fatto che io sono un giornalista pubblicista e quindi ho sempre avuto questo tipo di tensione e desiderio, quello di vedere e conoscere direttamente le cose sul campo. Mi è stata data la possibilità l'anno scorso di sostituire una collega che si trovava appunto in Turchia, vicino al confine con la Siria, ad avviare i nostri progetti e a seguire i nostri progetti in Siria, e pertanto sono partito. In Siria si sta verificando la più grande emergenza umanitaria della nostra era. Dal 2011 quasi la metà dell'intera popolazione è stata costretta ad abbandonare le proprie case e fuggire a causa della guerra. Oltre 3 milioni di siriani hanno trovato rifugio nei paesi vicini. Di essi, più della metà sono bambini. Di momenti difficili ce ne sono continuamente, particolarmente legati alla difficoltà del contesto. Ovviamente si parla di un paese in guerra e quindi ogni giorno le difficoltà potrebbero essere legate a possibili interruzioni delle attività. Dove lavoriamo noi, in particolar modo nella zona appunto di Binnish, nell'area rurale di Idlib, della provincia di Idlib, i bombardamenti sono ancora intensi. Dall'inizio del 2014 Amici dei Bambini è presente a Binnish, nel nord-ovest della Siria. Insieme al Syrian Children Relief stiamo realizzando progetti in ambito di sicurezza alimentare, salute e protezione minori. AIBI sostiene le comunità locali e le famiglie più vulnerabili dell'area, che hanno scelto coraggiosamente di rimanere in Siria per difendere il loro diritto di sentirsi a casa nel proprio paese. Difficoltà mie sono legate al dover interagire con persone che vengono direttamente da quel tipo di contesto, dover affrontare e accettare che comunque si sta consumando un dramma senza eguali. In particolar modo poi quando il dramma ti colpisce da vicino, come è stato per me quando un collega e un collaboratore dall'interno della Siria ha perso il suo nipote di 3 anni a causa di un bombardamento, anche questo diciamo mi ha colpito profondamente, quello mi ha toccato, è stato quando la morte mi ha toccato in questo senso più da vicino, quando la guerra, il conflitto nel suo dramma più vero, addirittura coinvolgendo la vita innocente giovane di un bambino, mi ha veramente lasciato senza parole e ovviamente mettendo anche in discussione un po' quello che era il rapporto di lavoro con questa persona. Anche in questo caso il momento più emozionante della mia esperienza in Siria sicuramente è collegato alla missione e quindi ai bambini, in particolar modo quando abbiamo avviato e inaugurato la ludoteca di Binnish. Per me vedere questi bambini scrivere, disegnare, colorare in questo spazio che noi abbiamo allestito per loro al sicuro, sottoterra, però e che abbiamo anche riempito di colori, di giochi. Questa è sicuramente stata la parte un po' più emozionante, perché mi sono reso conto che effettivamente quello che stavamo facendo stava avendo un senso, un significato, e stavamo veramente restituendo a questi bambini il diritto al gioco, stavamo veramente restituendo a loro il sogno, il colore, al di fuori di quelle che sono invece gli orrori della guerra con cui loro devono, ahimè, avere a che fare e convivere, con cui devono convivere ogni giorno quando escono da quello spazio, che è uno spazio che noi abbiamo cercato di ricavare
per loro nell'occhio del ciclone, quindi all'interno di un conflitto che continuamente rivivono ogni giorno. Cibo, salute, scuola, casa, gioco. Queste le cinque aree di intervento in cui si articola la campagna di sostegno a distanza Io non voglio andare via, a supporto di circa 5.000 bambini siriani. In questo ambito, AIBI lancia ora l'iniziativa Regala una pagnotta a un bambino siriano, per raccogliere i fondi necessari ad incrementare la produttività del forno di Binnish e sfamare la popolazione locale. Con le vostre donazioni contribuirete ad alimentare la loro speranza in un domani migliore. È stato sicuramente vedere i bambini in fila per ricevere il pane, che in questo caso mi ha dato sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano una grande soddisfazione, un altro risultato raggiunto grazie ad Amici dei Bambini, ma grazie anche a Syrian Children Relief, e grazie ai nostri finanziatori, e grazie a chi lì ha supportato anche fra i donatori individuali, tra i privati che ci hanno sempre sostenuto. Questo è stato possibile e tuttora è possibile, creare una speranza laddove la speranza, come sentiamo ogni giorno dai telegiornali, sembra scemare ogni giorno. Non è così, e ogni immagine che è in un qualche modo anche stampata, oltre che nella mia mente, nel mio cuore, secondo me dà la forza a me e a chi ci sostiene di andare avanti nell'aiutare appunto i bambini siriani.